pratica signorina, lei ha rotto il tempo di andare a fare i miei piedi, certo ci vede la pratica, no perché dovrò un po' di pila, ma per allevare un po' di pila, non ci vede, come sembra. Ah scusate, buonasera cari spettatori, parlava della mia pellicetta di cavalluccio, come si dice all'aeroporto, vero? E poi ne facciamo i conti, signor Mannelli. Buonasera, cari telespettatori e telespettrici, è vero la vostra Lady Mara, è vero che è Lady Mara, ormai lo sapete tutti, è vero Lady Mara, è vero che ha 5 lauree, è vero, e studia in tutto il mondo, laurea biologia, fisiologia, fisiologia, è vero, e scaramangia e esofagia. Ecco, molti mi hanno chiesto come mai questo appellativo di Lady, ecco guardando, perché Lady? Perché guardando l'albero ginecologico della famiglia si è scoperto che Lady Mara è imparentata con Ranieri di Monaco e con Baghi Gambalas e non aggiungo altro, ecco, ricordandomi come sempre, è vero che Lady Mara è sempre pronta per consulti, insulti e congiulti, potete sempre venire in privato per insulti e congiulti, ricordandomi che in tutto il mondo, ai Paiori, è vero, a Catania, a Francoforte, a Montmartre, a Tokyo, a Francoforte e l'ultimo, come dicevo poco fa, a Roma, ai Paiori. Bene, mi dicono la regia, se non mi sbaglio, che c'era prima telefonata in linea. Pronto? Pronto, Lady Mara? Sì, sì, ti ascolto cara, dimmi qual è il tuo problema. E prima di tutto ti volete fare tanti complimenti per la trasmissione, in quanto è bello sapere che c'è una donna come lei che ci prende cura delle persone, che ci vuole bene, che ci consiglia, che ci incoraggia. Certo, che ve futtamo unita. Ti ha detto della vita? No, che ve futtamo unita. Comunque ragazza, andiamo alla radica del problema, che cambia così, perché io lo sapete quanto moneta spendo per la televisione. Niente, Lady Mara, io ti volevo sapere qualche cosa sopra mio marito, in quanto ultimamente non lo sento più vicino a me, ecco, esce sempre per i fatti suoi, ci trascura, mi trascura, non mi dice più niente, può essere che è esaurito. Non lo so cara, comunque guarda, dovresti venire sempre in privato, non mi fate dire cose per televisione che non posso dire. Comunque io sento, perché lo vedo, che sono una genitiva, che mi pare di capire che ci dovrebbe essere una terza persona nella vostra casa, può essere? No, veramente siamo soli io e mio marito, soli siamo. Certo deve ammettere che in ospizzulido viene una sua cugina. Ma è una brava ragazza, anzi lei cerca di aiutarmi a legare il rapporto con mio marito. Infatti va sempre con lui, esce con lui, sempre per convincerlo però, per cominciare a tornare da me, a legare con me. Ecco qual è il mio problema, io non riesco a legare, non leggo. Ho capito, certo, mi rendo conto comunque che tu non leghi cara, ma dimmi, tu di che segno sei? Veramente sono toro, ah. E non mi posso lamentare. In quanto il mio segno c'ha un bel carattere, una bella presenza, una bella predisposizione. Ho capito, certo. Sì, sei molto predisposta, bella. Un bello paricornantista, cara mia, caro artista. No. Comunque, tu sei toro, quindi astrologico figuralmente, il segno del toro è un segno a circuito chiuso. Quindi, controfigurato in tutta la sua figura zodiacale da un bello paricorna, d'accordo? Ecco, e siccome hai l'ascendente in ariete, le corna, in questo caso, sono attorcionate, belle intorcioneate. Hai capito? Allora che cosa devo fare per tornare a legare di nuovo con mio marito? Guarda che la situazione è molto tragica. E non mi fate dire cose che non posso, quindi fai una cosa, vieni in privato che te lo dico io come devi legare con tuo marito, d'accordo? Ma come faccio, Lady Mara? Io non è che ho la disponibilità economica, io sono disoccupata, sì, sono innamorata di mio marito, ma sono disoccupata, la prego, mi aiuti, lei a legare di nuovo, mi faccia legare, la prego, mi faccia legare. Certo, guarda cara, fai una cosa, legati intanto una bella corda quando tu, il tuo cito e ti trovi tutto quanto cito, ci metti una bella pietra di 10 kg, te ne vai a sfella cavallo, te la leghi bella, te la legata, bella sistemata e ti futta a mordere e risolva la situazione. Ma veramente, signor Mannelli, ma perché mi passate questi morti di fame? Io non capisco perché mi passate questi morti di fame dalla regia, ma non volete capire che cambio questo prigione, poi che fammelo pagare la monita, signor Mannelli, vuole pagare la monita? Ma quante volte ho detto di guardare chi c'è dentro il telefono prima di passare
delle telefonate, fate una selezione delle telefonate, fate una teleselezione, una cerniglia delle telefonate. Che cavolo, mi bastano questi pezzi di mostri fame, io non riesco a capire. Basta per oggi che già ho concluso col mio tempo. Bene, passiamo come sempre al triangolo della poesia. Ecco, e per cortesia signorina, la traduzione in inglese, che sia inglese puro, va bene, che l'altra volta non l'ho capito bene, ecco. La poesia di oggi si intitola Il semaforo. Signorina, io ho detto in inglese, non in italiano. E per questa volta ho tirato una scarpa da gustare, perché non lo so. La poesia di oggi si chiama I semafori. Lo sai che i semafori sono alti, alti, alti. E tu sei Nicolina, e tu sei Nicolina. Ma chi sto è inglese, signore? È inglese. Pareva che c'era qualche cosa di... è spagnolo. È sicuro inglese, non è spagnolo, no. Lo sai che i semafori sono alti, alti, alti. Ma tu non sei Nicolina. Tu sei Paolina. Che cosa ci vuoi fare? Finché la vasca va, finché la vasca va. Se vuoi la banda va, se vuoi la banda va. Torna va, viene, torna, arriva e va. Dove va, dove va? Torna, arriva, torna e va, viene, torna, arriva e va, dan 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 dan, i toma. E questa è sempre una mia bellissima poesia, che potete anche cantare questa. Lo sai che i semafori sono alti, 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 tu sei Paolina, tu sei Paolina, lo sai che la mia finché la barca va, non va, torna e va, dan dan dan, i toma. E come sempre erano delle poesie che io ero aspetta, ma carina mi stava il mio mannella si stava carino il corpo di sangue pagolina di fiamma. Ecco cari amici e ripetitori, le nostre poesie che sono Cose Cacarlo, è vero, e le di Mara poesie, Cose Cacarlo e Luca Caro, d'accordo? Ecco, Luca Caro, le nuove poesie di Lady Mara che sono uscite, d'accordo? Ecco, mi raccomando, come sempre, le trovate in tutte le cerumerie del mondo, poesie, Lady Mara, Cose Cacarlo, Luca Caro. E con questo, cosa dirvi ancora? Un bacio come sempre ai sofferti e un bacione agli atoletti. Thank you.